Pala Indoor di Ancona. Da vedere come verranno affrontati questi due giri Gai, Moraglio, Salvucci, Valentini, Costanti, Juarez, corsie dalla 1, la più interna alla 6, la più esterna al blocco di partenza in attesa dello start concentrato. Isabet Juarez, l'abbiamo visto proprio nelle ultime fasi di preparazione. Via, la partenza è buona e allora subito a controllare quella che sembra una più che discreta progressione di Lorenzo Valentini in quarta corsia, che cerca subito di mantenere il ritmo gara migliore possibile, visto anche il modo in cui è costretto ad affrontare la curva. Valentini, alla quale però rende la vita difficile Juarez, che riesce a prendere la corda dell'anello, e dunque attenzione però perché c'è anche una caduta. C'è una caduta mentre Juarez davanti continua a fare gara quasi a sé, perché poi c'è il sorpasso e qui non molla assolutamente Lorenzo Valentini, che con tutte le proprie energie è andato prima ad agganciare, poi a superare ed infine va anche a prendersi questo titolo Lorenzo Valentini sul recupero di Juarez, che però non ne ha più. Qualcosa da rivedere per questa gara per quello che riguarda la caduta. Caduta di Salvucci, uno degli atleti più tutelati, nel momento più difficile il prendere la corda prima della curva. Intanto c'è questa vittoria di questo atleta, Lorenzo Valentini, della studentesca Cariri di Rieti, tempo di 48.09, nulla di particolare, va a confermare il valore modesto della stagione proprio in questi protagonisti sul doppio giro di pista. Domenico Fontana era il campione scientifico, ed ecco lì la caduta. Sì. La caduta di Salvucci. Sì, la caduta di Salvucci, però una valutazione sul modo in cui è avvenuta, perché non so se abbia sbagliato qualcosa Salvucci o se si sia distratto chi allora gli era proprio dietro e poi è andato a concludere al terzo posto, cioè ci riferiamo a Filippo Costanti. Il momento critico di questi 400 metri sono a metà gara, quando gli atleti, finita la curva e si portano a completare il primo giro, passano dalla corsia.